Buongiorno a tutti, benvenuti finalmente in questo nuovo video, in questo nuovo channel di Shane, quello che vi piace tanto. Edizione, direi, Halloween, October, Fall, ci sono 30 gradi, quindi in realtà non è proprio una Fall Edition, però va bene, tanto ho preso tutte cose che non sono troppo invernali, tra l'altro super bello questo ordine, mi è piaciuto un sacco, quindi ora vi faccio vedere tutto con calma. Anzi, con calma no, perché le cose sono tantissime. Ho i capelli che sono un po' brutti, ma devo andare dalla parrucchiera, quindi portate pazienza. Vi faccio vedere tutto. Questo qua, come sempre, è il mio codice sconto, così potete avere uno sconto su tutto. Sotto qua vi metto tutti i link delle varie cose, cerco di mettervi anche i nomi, così avete tutto e direi di partire subito. Cose che non ho qua, materiali, perché mi sono arrivate in due volte. Dei pantaloncini rosa, però ho fatto la clip perché adesso io appunto li ho usati. Li ho anche già provati in palestra, pensavo fossero molto più trasparenti, in realtà non sono troppo trasparenti. Sono della linea Glow Mode, che adesso mi è arrivata anche un'altra cosa. Tra l'altro è ancora tutto impacchettato, quindi devo anche vederle con voi le cose. E sono molto carini, il colore è stupendo, hanno appunto la V, non evidenziano troppo il fisico come pensavo. Cioè pensavo mettessero più in evidenza, non so, gli addominali, le gambe. E invece mi vedo un pochino anche peggio rispetto ad altri pantaloncini. Però vabbè, non è che ci importi più di tanto. Comunque come materiale li ho trovati super mega top, se suda quindi si bagnano non si vede. Insomma sono top, la linea Glow Mode in generale, se volete comprare cose sportive di Shein è super consigliata quindi. E poi adesso ho preso anche questo che è un top bianco, anche questo appunto Glow Mode. Molto bello, ovviamente rivestito bene, dietro alla doppia lineetta, non me lo so neanche provare perché è un semplice top bianco. E poi ovviamente il materiale è sempre top, tra l'altro tutto impacchettato, costano un po' di più effettivamente Glow Mode rispetto magari a uno Shein marca classica, però come qualità proprio in generale super mega consigliata. Altre due cose che ho messo già a lavare sono un top bellissimo, stupendo, strepitoso, con il pelo qua bianco che vedete in clip, e l'ho già messo appunto alla festa, è stupendo, fa un occhio assurdo, vi assicuro, con quello lì con cui state tutti, è bellissimo, lo potete abbinare a qualsiasi cosa, pantalone lungo, pantalone corto, anche solo per uscire la sera mettete un jeans che dite vabbè jeans da tutti i giorni, questo top qui, bellissimo. Quindi questa è la giocata. Lo vedevo da un sacco su Shein, non l'avevo mai preso perché pensavo che col pelo fosse un po' too much. Non è vero, è bellissimo. Magari non è tanto adatto ad agosto, però adesso che andiamo verso l'inverno, questo bianco col peletto è proprio tema invernale, quindi perfetto. E insieme a lui non ho neanche qua con me una maglietta bellissima che io ho preso solo unicamente per far vedere le boobs, perché infatti ha questa scollatura B e l'ho messa prima inizialmente senza nessun tipo di reggiseno e non è che evidenzi di tanto perché io non ho niente. Però mettendola con un push up ho visto che veniva un bel effetto boobs, quindi anche quelle che io non ho si vedevano. Quindi appunto approvata, è una semplicissima in realtà maglia nera, però anche solo per appunto uscire magari a cena quando non vuoi metterti una roba molto, cioè così ti metti questa magliettina molto scollata, super carina e beh, appunto per quelle piatte come me può essere utile per evidenziare quello che non abbiamo. Detta da una piatta è molto carina, quindi poi fate attenzione perché è molto 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 scollata, cioè io potrei anche non mettere niente che non esce niente, vabbè. Altro top acquisto, questa gonna pantalone. L'avevo già comprata rosa di una taglia in più, questo è un XS e ho preso la S. Entrambe devo dire che vestono corte perché sono minigonne. Il fatto positivo è che è una gonna pantalone, quindi anche se vi esce qualcosina sotto, cioè il pantalone che in realtà qui è più una culotte, come taglia assolutamente XS perché la S mi sta larga. Mi vanno bene entrambe, c'è molta poca differenza tra S e XS, dipende come mi piacciono che vestono le cose, sia più stretto o più larghe. È perfetta, ragazzi, è perfetta, è fatta benissimo. L'avevo presa appunto nera perché rosa era strepitosa e c'è anche bianca, la prenderò anche bianca. Questa è poco da dire, è perfetta, non è trasparente, è fatta benissimo, è stupenda, ci fate mille outfit. Questa è proprio approvata al 100% in tutto. E stando sul tema, se la discoteca così, anche questo completo, bellissimo. È super mega ultra trasparente. E infatti in molti outfit, che tra l'altro, raga, ho fatto una foto con questa maglietta, milioni di commenti. Dove l'hai presa? Dove l'hai presa? Raga, Shane, cioè. È trasparente, quindi questo va assolutamente visto sotto con un reggiseno. Io ho messo il reggiseno semplicissimo nero. E questo qua non so quando lo metterò, come lo metterò. Cioè, tipo, è molto trasparente, quindi sopra magari non risulta tanto volgare con un reggiseno perché vabbè, quel vedo non vedo, però sotto il vedo non vedo è un po' volgare, quindi devo trovare, non so, una culotte, un modo per portare, se anche voi avete dei consigli per portare questa gonna, perché comunque il completo è molto bello, ma lei è molto trasparente, quindi o mi compro appunto una culotte, che non è una mutanda, oppure una gonna nera sotto, e questa qua, dato che è molto sottile, la metto sopra. Altra alternativa che non avevo pensato, però è top, magari una gonna di Shein molto sottile, dopo se no diventi un cotechino. Cambiando totalmente mood, quindi dalla discoteca passiamo all'università. Questa maglietta che mi urla vibes autunnali universitarie, cioè ditemi di no, è stupenda, è bellissima. Non è troppo pesante, è super carina, mi urta solo che adesso tipo di fianco così mi urta tantissimo perché sono colori completamente diversi. Cioè,
Direi che è nero ed è bianco panna, se non capite bene i colori. È bellissima comunque, perché questa con dei jeans neri è top. Con i jeans bianchi mi raccomando no, perché questa è bianco panna, quindi non potete. Però con dei jeans neri, questa qua, o anche con una gonna, bellissima, gonna lunga, e questa, raga, fate un figurone. Quindi questa super mega ultra consigliata, anche se a me stanno male tipo quelle fatte a polo, e anche se a me stanno male le righe. Cioè questo qui non troppo, queste righe qua, cioè questi colori qua non sono per niente in palette. Adesso riprendo con le mie prove, i miei tentativi che ogni trial di scienze le hanno. Comunque questa top qualità, quindi super consigliata, perché raga davvero fa delle vibes super autunnali. Sempre vibes universitarie, ho preso una borsetta bianca. E anche questa mi avete chiesto tutti dove l'avevo presa, perché ce l'ho anche in versione nera. Non è troppissimo capiente, è molto semplice. Il bianco è un po' un pugno in un occhio, perché è un bianco proprio... proprio molto bianco, bianco ospedale, come dove faccio le lezioni. Però vabbè, è capiente, la qualità è quella sempre di Shein, che sulle borse tende un po' a scarseggiare, quindi non so se ve la consiglierei pienamente. Questa serviva una borsa bianca, perché quando avevo outfit tipo quello di oggi era necessario il bianco, se no appunto la borsa nera va a rovinare tutto. Comunque boh, carina, secondo me se spulciate un po' di più trovate di meglio. Altra cosa che ho preso ma non ho qui sono dei pantaloni grigi eleganti. Non ho mai avuto dei pantaloni grigi in vita mia, perché il grigio per me fa sempre un po' pigiama, non lo amo come colore, però comunque sono abbastanza eleganti, li ho voluti provare, appunto sono molto carini, soprattutto secondo me abbinati a una magliettina nera, a un giacchetto, non lo so, anche questi vibes invernale e soprattutto autunnale. Ho preso un XS, che di solito io prendo la S, vestono anche più stretti, quindi mi stanno un pochino stretti, ma secondo me appunto il tempo di magari portarli qualche volta un po' il tessuto cede, quello che io spero, perché così mi sento un po' stretta, quindi ve li consiglio. Tra l'altro c'erano anche in altre colorazioni. Ho preso una federa per un cuscino peloso, che pensavo io stupidamente che mi arrivasse pure il cuscino, vabbè non mi è arrivata, comunque è molto carina, quindi questo farà un cuscino. Questo è bianco panna e tipo io adesso c'ho un piumone che è bianco, raga non riesco, vabbè, è molto invernale, questa sicuramente la userò per i miei prossimi cuscini. Ho questo dibattito interno tra il bianco proprio clean e il bianco panna che mi sta uccidendo, perché insieme i due bianchi fanno schifo. Vabbè, una borsa da palestra, perché non le ho, vado in palestra con le borse random di tela che trovo. È molto carina perché è piccolina, non è esageratamente grande, quindi in realtà è top perché non è scomoda, anzi forse un po' troppo piccola, però per me va benissimo. Una normalissima borsa da palestra, come sono esattamente le borse da palestra, consigliata, non costa neanche troppo e comunque la qualità ce l'ha. Quindi penso che davvero questa ve la posso super mega consigliare. Pensavo mi arrivasse una roba gigantesca. È perfetta, anche perché comunque non è che serva più di tanto per andare in palestra. E stando sempre sul tema oggetti, borse e cose, ho preso un astuccio nuovo. Anche se all'università ho scoperto che non si praticamente usano le penne e i quaderni. Cioè almeno io farò così. Lo volevo un po' più piccolo, però il fatto che sia trasparente e semitrasparente è top. Perché... così non dovete andare a rumare negli astucci, cioè io almeno al liceo perdevo ogni volta le cose, cioè non trovavo il bianchetto, non trovavo la gomma, non trovavo mai niente. Altra cosa che ho preso, sempre tema pochettine, l'ho presa per una persona che adesso è una situazione un po' complicata, quindi vedo se mandargliela per posta, se tenermela, perché comunque può sempre essere utile una pochettina. Fatta super, super bene, sembra anche di una marca strana, molto bella. Sembra così pelle vera, anche se sappiamo tutti che non lo è, però è comoda in realtà, secondo me, appunto, fatta così, una pochettina nera è sempre utile, specifico che è da uomo. Se volete regalarla al vostro uomo, fatelo. Una magliettina che non vedo l'ora di mettermi, è la magliettina più semplice del mondo, ma raga, è stupenda. C'è in tutti i colori, tutte le colorazioni, è un pochino strettina, la abbini con tutto, bellissima, la amo, stupenda, top, ti amo, sei bellissima. Un'altra borsa, sì, ho preso un'altra, bianca, perché le borse a me si rovinano subito. E mi inizierò a comprare delle vere e proprie borse. Questa però è molto carina, devo dire che è una delle poche borse bianche di Shein bella, perché è fatta bene. La cerniera sembra starci, bisogna avere occhio per le borse di Shein. Questa qua è top. Ne ho prese alcune che erano scandalose, però altre devo dire che sono top. Quindi ve la consiglio tantissimo, perché è proprio fatta bene e poi sembra anche particolarmente capiente. Quindi direi che top. E poi ho preso una roba gigante. Li volevo da una cifra. Adesso non so come saranno. I texani di Shein sono belli, quindi l'ho rischiata. Non sono texani, però vanno stra tanto di moda. Adesso vi faccio vedere, capite? Sono loro. Raga, sono bellissimi. Cioè, io già stasera questi me li metto e qua nel disco. Sono una cifra di plastica, però fatti così, bellissimi. Io vado poco d'accordo con i numeri dei piedi delle cose, perché non capisco che numero ho. Vi giuro che certe volte porto il 36, certe volte il 38. Un po' ambigua come cosa, però questi comunque super approvati. Non sono neanche troppo messi male per essere stretti in un pacco con mille rose. Ho preso questa
giacca qua, molto particolare. Scommetto che è bianco panna, non lo so. Però con un outfit total black, dei dettagli rossi, non lo so, mi poteva piacere, mi sembrava interessante e quindi l'ho presa. Più sicuramente da giorno che da sera, però da un che a un outfit che magari è tutto nero. Veramente qua i colori che porti sono magari un blue jeans e un nero. Che tarla, mi dà un po' fastidio che il bianco sia panna, sempre questo panna che ci trasportiamo dietro. C'è il bianco qua? Sì, questo è sempre bianco panna. Dio, questa è tosta da portare, perché è proprio un... è tipo la versione invernale di questa che ho adesso. Vi saprò dire se riesco ad abbinarla. È molto carina, è un pochino più grossettina, modalità polo, magari con un beige sotto. Non lo so, devo capire che abbinamenti posso fare. Lei, questo qua, top. Era carina, c'ha pure gli orari così ti ricordi di bere. Semplicemente perché quella che avevo preso di Shane è rotta, quindi ne ho presa un'altra. È molto semplice, non è ovviamente termica, figuriamoci. Ho preso un bicchiere. Sì, ho preso davvero un bicchiere e delle luci. Non chiedetemi perché, boh, volevo prendere delle robe anche per la casa. Però va bene. E poi le ultime due cose che vi faccio vedere, che però non ho ancora provato, quindi metterò la vita dopo. Questa, che è molto figa. Cioè, tipo, me la vedo nelle seratine un po' techno, un po' così, con un reggiseno sotto per fare le crazy girl. Lei, questa rete da peschereccio da mettere soltanto letteralmente per coprirvi le braccia. Scusate, ragazzi, ci sono già 150 gradi, vabbè, mettiamoci un po' di gradi in più. Comunque, vabbè, molto carina. Cioè, lei, vabbè, cosa posso dirvi, la rete da peschereccio? Mio, se non mi piace, la uso per pescare i pesci. E questa che ho visto che sarà nelle tendenze moda autunno-inverno, ed è questo tipo di maglia un po' scollatino, che adesso provo in clip e ve la metto. Oddio, è fatta bene, cioè sembra un po' rotolo di cartigianica srotolato, non lo so. Ho preso un XS che comunque mi sembra abbastanza grande, è triplo strato letteralmente, quindi non è assolutamente trasparente e mi piace. Questo era tutto quello che ho preso e se avete domande vi aspetto nei commenti, vi mando un super beso, ci vediamo alla prossima. Mettetemi, raccomando, un pollice in su, iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video. Anzi, iscrivetevi in particolare se volete vedere qualche video e andatemi a seguire negli altri social oppure vi vengo a cercare a casa.